raccontare il cibo è anche raccontare il territorio. C'è il legame fra territorio, turismo e il cibo, diciamo, questo è, diventa anche un fattore veicolante dei paesaggi. Assolutamente lo era un dicastero, no? Quindi turismo e agricoltura fino a poco tempo fa, e deve esserci, cioè non, una cosa non può prescindere l'altra, non può eliminare l'altro, cancellarlo o far finta che non esista. Devono essere collegati, lo sono ancora di più, perché poi che cosa succede? Che praticamente il cibo è tradizione, il cibo dalla tradizione va al territorio. Lo spiega bene il forum che abbiamo qui alle nostre spalle. E i grandi chef diventano anche ambasciatori del territorio. Grandi chef sono ambasciatori del territorio. Ieri sono stata appunto a cena da Antonino Montefusco, che è stato un grande e grande. Che verrà premiato insieme a te. Verrà premiato insieme a me, e devo dire che rispetta non soltanto quella che è il prodotto del territorio, ma la stagionalità, che è qualcosa di davvero. Tante volte pensiamo che sia retorica, pensiamo che sia una cosa ormai assodata, invece no. Bisogna rispettarla affinché il cibo diventi appunto la nostra salute e la nostra medicina. Quanto conta la comunicazione per uno chef? Quanto conta la comunicazione per uno chef? Bisogna chiedere uno chef, però sì, tanto, penso proprio cioè, di sì. Stanno sempre in televisione. Stanno sempre in televisione, ma non è sempre una cosa buona stare in televisione per uno chef. Devono calibrare, ma questo lo sanno fare loro meglio di noi, eh. A noi conta avere gli chef, per noi conta avere gli chef, Rai 1 o comunque la Pro del Popolo o per i giornalisti, conta tantissimo per far capire qual è il risultato del territorio e del turismo. Poi una battuta sui giornalisti, molti si stanno improvvisando blogger, giornalisti no gastronomici, sì. Tutti cominciano a diventare food blogger, wine blogger. Ma secondo te c'è abbastanza preparazione nel campo dei giornalisti, e come si dovrebbero preparare allora, i giornalisti a parlare di come si fa a parlare? Hai fatto bene a chiedermelo, perché io non sono giornalista di conseguenza, e non lo voglio essere, perché essere giornalista richiede veramente qualcosa, bisogna esserlo in modo giusto, non andiamo a toccare quelle cose, cioè io rispetto tantissimo il mestiere dei giornalisti e ne ho uno di fronte, giusto? Sei giornalista? Sì, giornalista. Benissimo, quindi lo rispetto a tal punto di dire che non voglio esserlo, perché faccio intrattenimento e faccio da collante tra lo chef, che è bravissimo a rispettare il suo luogo, le sue tradizioni, e le persone che sono a casa. Quindi attenzione a chi si improvvisa, bisogna sempre comunque andare fino in fondo alla notizia. Questo è quello che posso fare io da consumatore, come mi posso difendere, eh? Complimenti, grazie da Positano News, e grazie per il riferimento che il cibo è anche medicina. Soprattutto medicina. Grazie.